Equinozio d'autunno 2022, Mabon. Quest'anno l'equinozio d'autunno, ora italiana, cade il 23 settembre 2022 alle 3 e 33. Un caso? Non credo. Sia nella numerologia, sia nel giorno. Ma cos'è Mabon? Cos'è l'equinozio d'autunno? Innanzitutto è il momento della gratitudine. Proprio così. Ed è anche notte uguale al dì, equinox. 12 ore di luce, 12 ore d'oscurità. Da domani avremo 12 ore di luce, 12 ore d'oscurità. E da dopodomani ci sarà sempre meno luce, fino al solstizio d'inverno. Mabon, in inglese, festa pagana dell'equinozio d'autunno, è la festa del secondo raccolto. E purtroppo, da Mabon in poi, inizia a predominare l'oscurità. Appunto fino al 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, dove il sole vincente ricomincerà a dominare sull'oscurità. Ma vediamo cosa possiamo fare insieme in questo equinozio d'autunno, visto che questa notte alle 3 e 33 lo festeggeremo, forse nel sonno, nei nostri sogni. Quali sono i simboli di Mabon? Innanzitutto la cornucopia, cioè il corno dell'abbondanza. E poi questi frutti che vi prego di mettere questa sera sul vostro altare, almeno uno di essi, per festeggiare l'equinozio anche durante la notte, visto che cade alle 3 di notte. La mela, simbolo di vita, immortalità, conoscenza, pentagramma. L'uva, simbolo di abbondanza ma anche di sacrificio. Le noci, i semi o i fichi. Dopodiché, parliamo dei colori, i colori di Mabon. E vi pregherei di indossarli magari questa notte nel mondo dei sogni oppure domani, nella giornata dell'equinozio. Tutti questi simboli, i colori e i riti li possiamo fare tranquillamente nella giornata di domani. I colori dell'equinozio d'autunno sono il rosso. E domani è anche venerdì, quindi perfetto il rosso rubino, il rosso scuro, il marrone, l'arancio e l'oro. I colori tipici dell'autunno di cui si rivestono i nostri alberi e le foglie. Ah, la natura quanto è maestra. E poi le pietre, ambra, topazio, ematite, occhio di tigre. Tenetela accanto a voi domani o questa notte. Ma parliamo del significato esoterico dell'equinozio. Che cosa rappresenta e soprattutto che cosa rappresenta quest'anno l'equinozio d'autunno 2022? Rappresenta il secondo raccolto. Avete capito bene? La mietitura, il secondo raccolto, il tempo in cui si trova esattamente la nostra umanità, il momento di fare i conti, di chiudere un ciclo completo e iniziarne poi uno nuovo. È il momento perfetto per affrontare il nostro buio, per lasciare andare le nostre foglie come gli alberi. E spogliarci di ciò che non ci serve più. Nell'equinozio di autunno le energie cambiano e ci influenzano. Le energie si trasformano e hanno forte impatto su di noi. Quando
dopo un'estate estenuante come questa del 2022, di forti energie, di turbolenze, giostre emozionali incredibili ed anche fisiche, ci riposiamo ed entriamo dentro di noi in occasione di questo magico autunno. Cos'è il secondo ed ultimo raccolto? Come mai vi ho detto che questo è il momento in cui si trova precisamente la nostra umanità, il nostro pianeta? Il secondo ed ultimo raccolto anche delle anime. Immaginate la bilancia dell'Arcangelo Michele? Bene, questa notte sarà ben tesa, appesa alle sue grandi dita. E peserà le nostre azioni e peserà le anime umane. Ma questa è un'altra storia. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Sì, fratelli e sorelle, il secondo raccolto. È il momento di fare conti con tutto quello che abbiamo fatto finora. Ed essendo questo il secondo ed ultimo raccolto, è il momento perfetto per tirare le somme della nostra vita e del nostro cammino spirituale. Mebon, l'equinozio d'autunno e la quiete prima della tempesta. Prima del momento più oscuro nel calderone della Dea Madre, la Terra. E allora cosa ci aspettiamo il 24? Non lo so, ma sicuramente una grande eruzione di Madre Terra dal suo calderone come quando la pentola bolle. Perché la quiete del 23 settembre 2022 lascerà spazio alla tempesta dal 24 settembre in poi. Abbiamo tanto lavoro da fare su di noi, fratelli e sorelle, tanto lavoro da fare per Madre Terra in questi 3 mesi, dal 23 settembre al 21 dicembre 2022. In questo momento la cosa più importante da fare è rimanere completamente radicati alla Terra, legati alla Terra. Come se fossimo una bilancia, come la bilancia di San Michele che vi ho descritto, una bilancia che pesa sia le cose belle che le cose brutte, una bilancia che pesa sia tutte le cose belle che abbiamo fatto, ma anche le cose brutte che abbiamo fatto e le cose che avremmo voluto fare e non siamo riusciti a fare. Ma soprattutto è un momento perfetto per affrontare l'avvento della nostre parti più oscure, di prendere consapevolezza del nostro buio e trasformarlo in luce. Noi siamo alchimisti della luce, quindi non dobbiamo combattere contro l'oscurità, ma trasmutarla, trasformarla in luce, dicendo: prendo atto del mio lato oscuro. Ma lo trasformo e lo trasmuto e tutto ciò che è inferiore alla luce si trasforma in luce adesso. Prendete consapevolezza e preparatevi. Preparatevi a ciò che verrà, all'avvento degli avvenimenti più oscuri che ci saranno. Perché ci saranno. Ma noi, lavoratori della luce, guerrieri della luce, ci saremo con i piedi ben radicati a terra e le mani alzate verso il cielo come antenne, a vibrare con Madre Terra,
coi nostri piedi, ma ad attingere la luce dal sole centrale fino al sole del nostro sistema solare, alla nostra fontanella, al palmo delle nostre mani, divenendo antenne di luce, ponti tra cielo e terra. Preparatevi, fratelli e sorelle. Guardate la natura, che è la più grande maestra. Gli animali in autunno, prima di andare in letargo, vanno a prepararsi. E anche noi dobbiamo prepararci. Che cosa fa un animale prima di andare in letargo? Cerca una tana sicura, il suo rifugio. Fa le scorte per l'inverno, prima di chiudersi nella terra. Gli animali fanno le scorte e preparano la tana, e noi dobbiamo fare lo stesso. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Come la natura, anche noi dobbiamo imparare a organizzarci per il cambio completo che avverrà. Organizzarci in visione del cambio che ci accompagnerà in questi mesi. E chiudere i conti con la nostra oscurità prima di Halloween. Prima del 31 ottobre dobbiamo chiudere i conti con i nostri lati oscuri e la nostra oscurità. Prima di cominciare un nuovo giro di ruota sulla giostra, è necessario chiudere i capitoli in sospeso della nostra vita prima di aprire un nuovo capitolo. Fare i conti con quello che si è fatto e quello che non si è fatto. Terminare i progetti già iniziati, che si devono completare in modo tale di essere liberi e disponibili per questa stagione particolare che apre l'equinozio di autunno. Il prossimo giro di ruota sulla giostra di nostra madre terra, con un nuovo stato di coscienza. Perciò, fratelli e sorelle, è necessario tagliare i rami secchi per fare spazio nella nostra vita al nuovo. Tagliare i rami secchi significa togliere persone e cose che vi bloccano, che vi impediscono di proseguire nel cammino spirituale, che vi fanno soffrire, che vi fanno star male. Abbiate il coraggio, come gli alberi, di spogliarvi delle foglie secche ed eliminare, trasformare ed essere pienamente nel vostro potere, perché ne avrete bisogno. Ebbene, decidete ora di essere pienamente consapevoli di ciò che volete fare e non fare, e di come sfruttare al meglio le vostre energie, il vostro tempo, i vostri talenti spirituali. Amministrate tempo ed energie nei tempi che verranno, fratelli. Questo autunno abbiate piena consapevolezza di voi stessi, di ciò che volete fare, ma soprattutto essere. E cercate di circondarvi solo di chi e cosa volete, senza accontentarvi o giustificarvi. Scegliete il meglio per voi adesso. È il momento e non c'è più tempo. Questo è il secondo raccolto. Questo equinozio d'autunno è un grande spartiacque. Non c'è più tempo. Questo sabato è legato alla terra, è legato alla natura, ai doni di madre natura, e la nostra terra sta vibrando e noi con essa dobbiamo vibrare
e connetterci con il cuore sacro della terra. Radicarci completamente alla terra è il momento del faccia a faccia con noi stessi, allo specchio. Domani il sole è sull'equatore, per questo vivremo l'equinozio. Ringraziate domani con tutto il vostro cuore o stanotte la terra, gratitudine verso la terra, celebratela, celebrate madre terra. Perché questo equinozio è tempo di pulizia e raccolto, equilibrio. Io sono anni che celebro le feste stagionali dell'anno, equinozi, solstizi. Da anni, tanti anni avverto questa necessità, proprio in questi specifici momenti dell'anno, di fermarmi ad assaporare cosa succede sulla terra. In questi specifici periodi dell'anno, da certe posizioni del sole, che il sole e la terra assumono. Ma quest'anno è ancora più importante e capirete perché. Mabon, l'equinozio d'autunno, celebra madre terra, madre della vita, sostentatrice della terra, ma celebra anche il fanciullo giovane, il fanciullo divino. E vi è una leggenda molto bella della dea madre e del suo bimbo che dopo 3 giorni di vita viene affidato alla divinità dell'oltretomba, una sorta di ade celtico. Per tenerlo al sicuro nella tana del lupo? Andate a leggervi questa leggenda della Dea Madre, Modro, e ne riparleremo. Comunque è un momento in cui tra il mondo visibile e invisibile il velo si fa più sottile e quindi potrete avere percezioni, intuizioni, visioni, sogni. Per questo l'autunno è un periodo di silenzio. Perché il seme della saggezza venga piantato nella terra, nella nuda terra, e sbocci poi in una splendida pianta. Sì, siamo alla fine del raccolto, al suo completamento, il momento del secondo raccolto. Ed è per questo che vi ho detto di celebrare con gioia, danzare, cantare, ma anche chiudervi in voi stessi, guardarvi allo specchio e fare i conti con voi stessi. Buon equinozio d'autunno, fratelli e sorelle. Buon equinozio d'autunno, buon secondo ed ultimo raccolto. Radicatevi alla terra, in piena consapevolezza e con preparazione. Veramente, immaginate di andare in letargo. La natura c'è maestra. Immaginate di essere un animale che va in letargo e comportatevi nello stesso modo. E vedrete che riceverete in dono da Madre Terra protezione e verrete custoditi nel suo seno, perché la madre ci ama. Buon equinozio d'autunno a tutti.